Mister, è la seconda volta che incrocia l'Arezzo, esce sempre lo 0-0. Ma oggi è stata una partita dove abbiamo fatto un buon punto perché è culminata con una buona prestazione secondo me. Affrontavamo una squadra forte, chiaramente con tanti giocatori esperti, però credo che abbiamo fatto una buona figura. E se andiamo via con il rammarico, perché abbiamo avuto due occasioni pulite per vincerla, vuol dire che la squadra ha fatto una buona prestazione. Primo tempo forse più vicino al gol Arezzo, nella ripresa siete usciti voi, c'è entrata di mezzo anche la stanchezza per il trittico oppure secondo lei non ha influito? Ma chi, per noi o per l'Arezzo? Per entrambe. Noi giochiamo da 3 settimane. Ma quella è la quarta. Non è la quarta, quindi veniamo da 3 settimane in cui giochiamo ogni 3 giorni, quindi è difficile allenare, è difficile per me, per il mister dell'Arezzo, quindi è una problematica che abbiamo tutti. Io credo che è normale che subire i primi 20 minuti una squadra con tanti giocatori forti per la categoria. E i nostri dobbiamo capire. Entrare subito in partita, ho provato a stimolarli un pochettino, però il risultato va accettato perché il campionato va avanti e come ho detto a un vostro collega, far punti è dura con tutti. Domenica sabato abbiamo un'altra partita tosta, sarà dura per tutti, ripeto, far punti e conquistare eventualmente un posto per i play-out, non so quello che può succedere.